Giorgis Paparibis, scalpellino. Fa questo mestiere da oltre 30 anni. Ha imparato dal padre e dal nonno a Tinos, l'isola delle Cicladi, famosa fin dai tempi di Pericle per la maestria dei suoi tagliapietre. Giorgis è stato chiamato ad Atene, assieme ad altri 20 scalpellini di Tinos, con l'arduo compito di intagliare ex novo alcune centinaia di frammenti necessari a ridar vigore al Partenone, che gli insulti del tempo, degli uomini e dell'inquinamento minacciano di totale dissoluzione. Il lavoro degli uomini di Tinos viene eseguito con gli stessi strumenti di 25 secoli fa. E il marmo è quello del monte Penteli, da cui proviene la materia originaria del Partenone. Ma non tutti sono convinti che questa soluzione sia la più corretta per ridare la vita a uno dei più insigni monumenti del mondo classico, a uno dei capolavori più assoluti della civiltà dell'uomo. Di un mondo e di una cultura che dettarono legge anche ai vincitori. Fluttua sui tetti della moderna metropoli, fra lo smog che esala dal traffico convulso e dagli opifici dei quartieri industriali. La storica pianura coperta di ulivi sotto la luce abbagliante del sole greco è ormai quasi un ricordo. Il sorgere di nuovi insediamenti urbani negli ultimi decenni ha cancellato un paesaggio che faceva parte del mito. Oggi i 156 metri della scabra roccia dell'Acropoli svettano soprattutto nella nostra immaginazione e nelle testimonianze della storia. Su questa rocca, sede di rozzi pastori del Neolitico, il genio di quattro uomini, Pericle, Fidia, Ictino e Callicrate, concentrò le più maestose e raffinate creazioni di una civiltà al culmine della sua perfezione. Il tempio di Atena Nike, l'Eretteo, i monumentali Propilei, il tempio di Atena Partenos. Soltanto i lavori per costruire l'edificio del Partenone durarono 9 anni e ne passarono altri 6 prima che fossero completate le decorazioni e le sculture progettate da Fidia, come la famosa statua di Atena, tutta d'oro e d'avorio. Ma ecco, in un accurato plastico, una fedele ricostruzione dell'intero complesso nel periodo del suo fulgore. Il Partenone rimase intatto fino al termine dell'epoca imperiale romana. Depredato dagli Eruli e dai Bizantini, nel VI secolo fu trasformato in chiesa e nel 1460 i turchi ne fecero una moschea, erigendovi accanto un minareto. In seguito l'edificio venne adibito a deposito di polvere da sparo.
Durante l'assedio di Atene da parte dei veneziani, il disastro. Una palla di cannone centrò la Santa Barbara, distruggendo la parte centrale del monumento. Era il 29 settembre del 1687. Sventrato e ridotto a un cumulo di rovine, tra le quali venne eretta una piccola moschea, il tempio rimase dimenticato fino all'inizio dell'Ottocento. Fu allora che quel che era stato risparmiato, nel passare di lunghi secoli, dalle intemperie e dalle distruzioni per mano dell'uomo, fu letteralmente saccheggiato da Lord Elgin, console britannico a Costantinopoli, che ottenne dal Pascià di portare in Inghilterra alcune vecchie pietre dell'Acropoli. Si trattava in realtà delle splendide opere scultoree di Fidia, tuttora esposte al British Museum di Londra. Ed ora, da oltre 100 anni, vanno avanti i lavori di restauro di tutta l'Acropoli. Nel 1815, Antonio Canova aveva respinto fermamente la proposta di dirigere un restauro integrativo dei marmi del Partenone. Il grande artista riteneva che non si potesse rimettere lo scalpello dove Fidia aveva lasciato la sua impronta. Ma i tempi cambiano, e così gli uomini e le cose. Le condizioni dell'illustre infermo sono via via peggiorate, soprattutto per effetto dell'inquinamento atmosferico. E gli scrupoli di un Canova, chi li avrebbe oggi? L'abbraccio mortale dello smog avvolge nelle sue spire i millenari marmi, aggredendoli con l'anidride solforosa che li sgretola e li polverizza. Un degrado ormai quasi inarrestabile e al quale non si sa come porre riparo. Un fantasioso progetto aveva immaginato una cupola di plexiglass che avrebbe dovuto ricoprire tutta la sommità dell'Acropoli. Gli archeologi hanno detto di no. E da 7 anni hanno ingabbiato il Partenone, il tempio di Atena Nike e i Propilei. Sette anni fa il governo greco si è impegnato in un colossale progetto di restauro, affidato all'architetto Manolis Korres, che fino ad oggi, con i suoi assistenti, ha proceduto con interventi discreti. Sono stati riordinati e catalogati più di 1000 frammenti sparsi intorno all'edificio, e ne è stata ritrovata l'originaria collocazione su di esso. Si è ovviato poi agli errori di un restauro degli anni 30. Smontata e ripulita pezzo per pezzo gran parte del tempio, si è proceduto a riassemblarla con graffe di titanio, in sostituzione di quelle di ferro precedentemente usate, che avevano arrecato, per via delle deformazioni dovute alle escursioni termiche, danni notevoli ai marmi. E gli ampi strati di cemento utilizzati nei restauri passati sono stati sostituiti dal marmo del Monte Penteli. Ma a questo punto si è aperta una nuova possibilità. La proposta di Korres è di ricostruire la facciata est del tempio, compresi il cornicione, i fregi, le colonne del portico
e parte della cella, fino a riportarlo quasi al suo antico aspetto. In questa maniera, sostiene il responsabile dei lavori, più di 300 blocchi di marmo finirebbero la loro anonima esistenza di sedili per i turisti e si consoliderebbe la struttura nel suo complesso. Gli scalpellini di Tinos, chiamati dal giovane architetto della soprintendenza, hanno però fatto storcere il naso alle vestali dell'archeologia, che paventano la creazione di un falso storico ed artistico. Effettivamente, una ricostruzione quasi integrale darebbe al monumento l'aspetto di uno di quei modellini che i turisti comprano sulle bancarelle come souvenir, o di un edificio da Disneyland. E il Partenone non merita questo affronto. Il problema fondamentale resta comunque quello di bloccare il processo di disintegrazione dei marmi. Sarebbe terribile ironia, mentre si discute se ricostruire o restaurare, vedere il Partenone dissolversi in polvere. Intanto l'equipe di Corres non si ferma. Sculture e bassorilievi, già danneggiati, sono stati trasferiti al riparo nel Museo dell'Acropoli, dove sono ora in buona compagnia con altri celebri capolavori, tutti provenienti dall'area dell'Acropoli. Il museo è ormai insufficiente a contenere tante opere e l'enorme flusso di visitatori. Ma fra poco si darà il via ai lavori di costruzione di un nuovo edificio, grandioso e funzionale, progettato da Manfredi Nicoletti e Lucio Passarelli, vincitori di un concorso internazionale al quale hanno partecipato 438 architetti, l'elite di tutto il mondo. Il nuovo museo costerà 100 miliardi e sarà edificato alle pendici dell'Acropoli, nel rispetto della zona circostante. Sarà finito entro 5 anni e sarà certamente un contenitore ideale per tante incomparabili opere d'arte. Un giornale di Atene ha scritto: tornano i romani. Ma Atene attende soprattutto i marmi del British Museum. Naturalmente dopo ogni sogno si torna alla realtà e planare all'improvviso nell'Atene di oggi non è proprio quello che si dice un dolce risveglio. La città è una strana miscela tra Oriente ed Occidente, a tratti stride, a tratti affascina. Lasciamo ora la capitale per attraversare il canale di Corinto. Nell'antichità la cittadina aveva una nota piccante. Era famosa per la dilagante libertà dei costumi. I romani avevano un detto:
non a tutti è permesso andare a Corinto, nel senso che si trattava di un piacere costoso. Continuiamo il nostro viaggio e giungiamo nei pressi del grandioso teatro di Epidauro. Ancora oggi la sua perfetta acustica fa invidia ai maggiori teatri del mondo. Ancora un breve tragitto e siamo a Micene, una suggestiva città-fortezza tra le più belle dell'antichità. Da qui torniamo ad Atene per salpare verso Rodi, la cosiddetta Isola del Sole. Si tratta di un piccolo gioiello mediterraneo, ricco di storia e di bellezze naturali, posto in prossimità delle coste turche. Dalla città di Rodi ci dirigeremo verso sud, seguendo la costa orientale. Passeremo da Callitea per raggiungere infine Lindos. Da buona città di mare, la parte vitale di Rodi è il porto. Alla sua imboccatura, nell'antichità, si ergeva il Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del mondo. Si trattava di una gigantesca statua di bronzo, alta oltre 20 metri e raffigurante Elio, il dio del sole, che reggeva una fiaccola sempre accesa. Le imponenti mura medievali di Rodi parlano. Raccontano una storia costellata di continue invasioni e contese da parte di molti popoli, a causa della sua posizione strategica a cavallo tra i continenti. Ogni invasore ha lasciato tracce del suo passaggio, facendo di quest'isola un miscuglio di razze e culture che la rendono assolutamente fuori dell'ordinario. Lungo il viale dei Cavalieri, nel centro storico della città, vi sono numerosi edifici medievali, dei quali il più maestoso è certamente il Palazzo del Gran Maestro. Ancora qualche chilometro ed in cima ad una montagna appare in lontananza il monastero di Zampica, molto noto in quanto alla Beata Vergine si raccomandano le donne per ottenere la grazia di un nascituro. Se vengono esaudite, il neonato sarà chiamato Zampico o Zampica, nomi particolarmente diffusi su tutta l'isola. Girovagare, arriviamo infine a Lindos, il gioiello più ricco della corona di isole del Dodecaneso. Le spiagge dorate che la contornano esaltano la sua leggendaria bellezza. Corrisponde esattamente al nostro ideale di Grecia. Si tratta infatti di un piccolo villaggio di un bianco abbagliante, con tante strette viuzze e tradizioni millenarie. Alcuni suoi tratti sembrano un ricamo di mosaico, fatto con sassi bianchi e neri. Non c'è niente di meglio di un simpatico asinello per risalire la collina che porta all'Acropoli. Questo incomparabile panorama vale bene un po' di fatica. Lo
speciale fascino di Lindos è dato dal sovrapporsi dei secoli e degli eventi che l'hanno resa così ricca. Avvolti da questa atmosfera magica, partiamo ora alla volta di Creta. Dalle rovine di Cnosso andremo nella capitale Iraclio, per raggiungere infine Agios Nikolaos. Si dice che Zeus rapì una bellissima principessa portandola a Creta. Essa se ne innamorò perdutamente e gli dette 3 figli. Uno di essi era Minosse. In questa sala del trono aleggiano ombre di miti leggendari. La capitale Iraclio fu fondata dagli arabi oltre 1000 anni fa. Di loro non rimane quasi niente, mentre molto è rimasto della dominazione veneziana, come la Basilica di San Marco. La Fontana Morosini, nel centro della città, ne è un altro esempio, come pure l'imponente castello a mare che sovrasta il porto. Certamente Creta non è solo questo. Ci sono splendide spiagge che guardano verso l'Europa, l'Asia ed il Medio Oriente, facilitando il dolce vagare dei nostri sogni verso mondi lontani. Accarezzati da una leggera brezza marina, ci soffermiamo nel suo suggestivo porticciolo che quasi ci avvolge come un caldo abbraccio. Quello che ci vuole, dopo un sogno così bello, per rientrare dolcemente nella realtà. Un viaggio in Grecia è proprio come ballare il sirtaki. Un inizio lento e cadenzato per poi arrivare ad un vortice di emozioni. È come un libro che si apre e prende vita. All'improvviso rivivono i maestosi templi e alla loro ombra sembra di vedere i filosofi, gli artisti ed i poeti che hanno fatto grande questa civiltà.